Comunali di Selca hanno promosso questo incontro con la cittadinanza e un ringraziamento anche a coloro che sono presenti e che non faccio l'elenco di tutti quelli presenti, sennò sarebbe più lunghetto e arriviamo, come dire, al punto. Non è la prima assemblea sul Poetto e abbiamo avuto una serie di assemblee anche grazie al comitato di quartiere. Va detto che ha promosso una serie di iniziative, di confronti sul tema sia della vivibilità per i residenti, sia dei lavori che all'epoca stavano per partire sul lungomare Poetto. Ci ha consentito di sbloccare una serie di interventi, di far partire interventi su tutta la città e su tutti i quartieri, con l'idea di considerare la città nel suo complesso e non, come dire, il centro storico e il resto. Un'immensa periferia attorno a Nello questa stradato di città. Marina Piccola, avendo chiuso un accordo con i militari, passeremo a fianco alla Monfenera, dove c'è già un percorso che viene usato per correre, per andare in bicicletta. Guardare a traguardi anche superiori e quindi attrezzare quei luoghi in relazione anche a una funzione di polo velico d'eccellenza nella realizzazione di strutture comuni alle società, almeno che, insomma, a meno che uno non vada con una ruspa, non le smonti, perché purtroppo, e lo dico in termini, come dire, non di gioia, nel valutare gli interventi bisogna anche valutare una percentuale minima. Mi è piaciuta l'esposizione del signor sindaco, però devo dire che anche dalle domande che mi hanno fatto le persone disabili che rappresento, non si è parlato di come un disabile fa a raggiungere la spiaggia. Mancherebbe altro, sapete che in città uno dei lavori più importanti che stiamo facendo è assieme alla consulta per i disabili nell'eliminazione delle barriere architettoniche, nell'eliminazione dei pali. Io capisco che ci sia stato qualcuno amante della proliferazione del palo in città, ma non so se voi avete notato quanti pali sono stati disseminati nel corso degli anni in città visiva, dovesse semplicemente arrivare in un marciapiede e dopo, come per miracolo, riacquistare la vista nel marciapiede opposto. Nel senso che stessi lavori, stesso cantiere, stesso intervento, a destra c'era il percorso tattile, a sinistra non c'era il percorso tattile. Il sindaco è stato preciso, dettagliato, lungo, però ci ha dato tutta una serie di risposte di lavori che sono in corso, che sono stati appaltati e che sono nei desideri, insomma, desideri attuali. Forse il mio limite in questo momento, come è articolato l'intervento dei vigili e se questa possibilità di avere un presidio permanente sia concreta e come si possa attuare. Questo perché ovviamente il Poetto è una zona dove si verificano, come immagino in qualsiasi altra zona della città, furti, furti nelle auto, dove ci sono. Per finire con i tecnici hanno dimostrato disponibilità a ogni problema posto durante proprio l'effettuazione dei lavori. Rispetto alla Salerno-Reggio Calabria, mi sembra.